Buonasera. Buonasera. Più classico di come è andata, quindi. Allora, abbiamo trovato una soluzione. Il principio è salvo, nel senso che i fondi per il bando periferie sono tutti salvi. Dobbiamo adesso, prima in conferenza unificata, nei prossimi giorni, recuperare gli 800 milioni di euro che risulterebbero oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale. Quindi attraverso la conferenza unificata saniamo l'incostituzionalità di quel articolo 1,140 che finanziava con 800 milioni, quindi la metà, il bando per le periferie. E contemporaneamente, con il prossimo decreto previsto tra una settimana, 10 giorni, recuperiamo la norma originaria, dando la possibilità a tutti i comuni di procedere con la spesa dalla progettazione all'esecuzione dei lavori, però distribuiremo i fondi nell'arco di un triennio sulla base delle necessità che avranno i comuni. Non tutti i comuni realizzeranno le opere quest'anno, non tutti le realizzeranno l'anno prossimo. Distribuiamo le risorse sulla base delle effettive necessità dei comuni, in modo da non tenere risorse bloccate. Senta, missione però, compiuta, siete soddisfatti di questo, questo tipo di compromesso vi soddisfa? È ovviamente una mediazione, siamo partiti da una trattativa in cui erano saltati 1 miliardo e 600 milioni, li abbiamo recuperati tutti, li spalmiamo in 3 anni sulla base delle necessità dei singoli comuni e otteniamo questo risultato tra una settimana con il nuovo decreto. Mettendo a regime, ci sarà un decreto tra qualche giorno, ci è stato detto, e lo inseriamo all'interno del decreto. Ci saranno 60 giorni per l'approvazione, poi la conversione del decreto, che ci permetteranno di fare il monitoraggio e di capire quali comuni, diciamo, hanno bisogno immediatamente delle risorse. Ecco, però poco fa il sindaco di Pesaro ha detto chiusura totale, parole al vento, che significa? C'è una spaccatura interna? No, noi abbiamo preso una decisione tutti insieme, eravamo tutti rappresentati, è chiaro che non è, per alcuni non è la soluzione che volevamo, perché ci sono alcuni comuni che volevano che oggi ci fosse la risoluzione del problema immediatamente, ovviamente non è stato possibile. Abbiamo ottenuto un risultato importante, che è quello di risolvere il problema tra una settimana, perché pare che domani mattina non lo possano risolvere in aula. Non so quali sono le motivazioni, però comunque lo risolviamo tra una settimana, e questo ovviamente per noi è importante. Se non si dovesse risolvere, come ho spiegato al Presidente del Consiglio, noi interromperemo le relazioni istituzionali che consisteranno nel non partecipare alle conferenze. Visto che si parla di